Terza edizione della festa di San Rocco in frazione Braida Croce, 4 giorni di festa, il clou sarà domenica? Sì, il clou sarà domenica, abbiamo praticamente rifatto i 4 giorni dell'anno scorso, iniziamo il venerdì, dopodiché ci sarà il sabato con tutto il programma che c'è tra i bambini, tutto quanto, e la serata con l'orchestra Sergio Bon Giovanni Band. Poi la domenica è la giornata clou in cui praticamente in mattinata già c'è la mostra espositiva con ben 52 espositori, e dopodiché ci sarà pure una funzione religiosa all'interno di questo capannone. E giusto per legare la cosa, perché noi praticamente tutto il ricavato di queste manifestazioni viene devoluto per il recupero della chiesa di San Rocco che è in Valperga, quindi sia la cosa culturale che religioso, e che anche per i festeggiamenti per la borgata. Dopodiché praticamente ci sarà questo mercatino, ci sarà sempre, ci sarà il pranzo. Nel pomeriggio, oltre ad avere i trattenimenti per i bambini con le giostre e quant'altro, ci sarà la seconda Strabraida da Croce, che dedicata alla nostra cara amica che purtroppo non c'è più, Rosella Agostino, che è organizzata anche dalla sua famiglia, la seconda edizione organizzata di questa Strabraida Croce, che è una corsa podistica in cui possono partecipare tutti, una cosa dilettantistica, una scampagnata tra le campagne, perché è una corsa tra le campagne, quindi è una cosa molto carina. Poi alla sera abbiamo la discoteca mobile Radio Gran Paradiso, quindi anche qua per i giovani c'è da spazzarsi in tutto, c'è la cena, abbiamo grigliata di tutto e di più, quindi c'è tutto un menù alla carta in cui uno può venire e scegliere quello che vuole e spendere quello che vuole. Il lunedì praticamente ci sarà anche la discoteca mobile Energia, quindi anche lì di nuovo per i giovani c'è la possibilità di intrattenimento e quant'altro, quindi abbiamo un programma molto, molto ricco, e quindi spero che la gente partecipa, più che altro mi auguro che il tempo sia clemente e ci lascia fare una bella festa. E devo ringraziare veramente tutti quelli della mia associazione, anche gli altri delle associazioni vicine a noi che ci stanno dando veramente una grossa mano per allestire tutto, per sistemare tutto come stanno facendo in questo momento, quindi ringrazio veramente tutti. L'obiettivo è recuperare i fondi per ripristinare la chiesa di San Rocco. Cosa è stato fatto finora e cosa c'è ancora da fare? Allora, finora praticamente è stata messa in sicurezza e quindi di conseguenza abbiamo rifatto tutto il tetto, perché pioveva, era proprio in uno stato disastroso, siamo riusciti a recuperarla, a rimetterla di nuovo diciamo in funzione. C'è tutto l'interno, da un quadro con una tela comunque preziosa del 600 che sarà da recuperare, poi tutto l'esterno con il campanile da ultimare tutto, però la cosa principale che diciamo imminente che vorremmo fare, che è un mio desiderio, un desiderio di tutta l'associazione, è quella di riuscire per il 16 di agosto di finalmente celebrare di nuovo una messa all'interno di questa chiesetta, e penso che con un piccolo sforzo dopo la festa riusciamo a ricavare qualche soldino, qualcosa, magari riusciamo a veramente aprirla, che tutti possano partecipare a questa funzione il 16 di agosto, che è il giorno di San Rocco.